l'asse d'ordine pubblico per allentare più che la voglia del bonifico, forse per la necessità di, però se noi andiamo all'euro, no? Quando vai all'euro e capisci quanto è fuori Roma, se ci vado tutti i palazzi, sono stati sui dopoli, però c'era un'idea, però al di là dell'idea di costruzione c'erano probabilmente grossi problemi sociali. Le nostre famiglie erano quelle che, nel caso della mia per esempio, che nella crisi del 29, che ci fu non la svalutazione ma la rivalutazione, chi ha un po' di debiti con l'effetto della valutazione, il suo prodotto non vale più niente perché anziché guadagnare 100 euro si trova a guadagnare un centesimo, aveva 50 euro dei debiti e hanno perso tutto. E quindi quelle famiglie, come la mia famiglia, che stavano in un disagio sociale che poteva provocare tensioni, furono inviate a questa ricerca dell'oro verso queste terre vedette. Quindi non lo vedo tanto su quell'aspetto della nostalgia, ma insomma sulla socialità, e quindi questo mi ha fatto andare un po' il pensiero delle ricche, mio padre, la mia famiglia, che non si è mai ammantato del pionierismo, senza persona schiva e quant'altro, neppure raccontando troppo eccessivamente, lui mi ricordava, ma sempre poi impressionato dal film L'altro di Zoccoli, che esprimeva sostanzialmente ciò che era accaduto a Bede, con quella immagine. Quindi ecco, questa, noi celebriamo non tanto l'epopea, non tanto ma tutta questa gente che, quindi credo che insomma Ettore nel suo percorso di vita merita anche questa cosa, ma veramente lo dico senza presunzione, perché a me piacerebbe arrivare, io vedo che ho questo verso negativo, questo verso negativissimo, no? Faccio anche cose che si stringono all'esterno sul negativo, forse in altri momenti non l'avrei fatto, insomma. Sono stanco io a 49 anni, avere gente sopra i 90 che ha questo entusiasmo lo merita, perché è stato imprenditore, apprezzato e criticato, per la società, però non a caso c'è cioè palazzo al centro del paese, quindi vuol dire che è stato un bravo imprenditore, perché poi alla fine se stiamo nel libero mercato e uno è andato bene,